state chiedendo come mai sono vestita nella stessa maniera del video precedente, perché lo sto facendo esattamente dopo. Quindi, allora, ho deciso di farvi un video tag, diciamo, non so, vlog, tag, boh, non ho idea, insomma. Vi faccio vedere quali sono le mie scarpe preferite estive. Quindi partiamo dalla scarpa comoda fino ad arrivare alla scarpa scomoda. Allora, calcolate che io adoro i tacchi alti, adoro i tacchi, però devono essere essenzialmente e assolutamente col plateau, perché senza plateau davanti io non riesco a camminare, sembro una papera. E un po' di anni fa, quando ancora il plateau non c'era, per me era un disastro, perché io compravo scarpe col tacco perché mi piacevano e poi finivano nell'armadio e non le usavo. Quindi era un disastro, mi odiavo profondamente per questo. Poi una volta uscite le scarpe col plateau è stato sicuramente molto più vantaggioso per me. Non lo so come mai, però è proprio una questione di... Anche quelle col plateau dopo un po' che lo su mi ammazzano, eh. Però, insomma, poi appunto porto tacchi molto alti essendo... Insomma, sono alta 1,65 m, quindi un pochino di altezza in più non mi dispiace. Poi, non essendo proprio esile e filiforme, preferisco comunque il tacco alto, soprattutto la sera, se devo andare da qualche parte, perché penso che comunque una donna con il tacco alto sia molto, molto, molto femminile. E niente, iniziamo con le mie scarpine. Allora, questa è la prima. Il mio infradito da giorno, da tutti i giorni, ha un pochino di tacchetto, in modo tale che non sia proprio piatta piatta, che poi fanno male i piedi, comunque tenute tanto tempo. E queste le ho comprate dove lavoro, sono della In Blue, e hanno questo strassino qua che è molto carino, secondo me, indossate sono belle. Poi vi metto tutte le foto di tutte le scarpe col mio piedino dentro. E queste sono comode, sono morbide. Ecco, una cosa le ho prese ma non le ho usate per andare in spiaggia ho utilizzato delle scarpe dell'infradito del cavolo da 4 euro perché pensavo comunque che si potessero rovinare. Questo coso molto bello, e quindi niente, ho utilizzato queste e mi ci trovo benissimo. Sono molto belle, molto comode. Un paio di scarpe sono queste qui, sono proprio piatte piatte e hanno questo intreccio qui davanti. Allora, le ho pagate 10 euro, quindi si sono anche un po' distrutte dai sensi di colpa, qui si sta alzando tutto, però vabbè. Però sono molto belle, poi hanno questi due lacci così tutti sbarluscicosi, tutti luminosi, che si allaccia praticamente alla caviglia. Poi visto su ve lo faccio vedere al piede sicuramente molto meglio. E queste sono, diciamo, le scarpe basse comode che uso per uscire di giorno, non so, se devo andare al lavoro uso queste, anche se poi al lavoro me le devo cambiare perché non posso tenere le scarpe aperte, e oppure non so, se devo andare a portare giù il cane o se devo andare a casa del mio moroso. Di certo non mi metto i tacchi per andare a casa del mio moroso la sera. E quindi questa è il range delle scarpe basse che ho estive. Questa è una zeppetta che quando ho comprato ho pensato di prendere una scarpa comoda, quindi ho detto compriamo una zeppa che è sicuramente più stabile e comoda del tacco, e l'ho presa sempre dove lavoro. Il problema è questo piripicchio qua davanti, il foro dei piedi. Allora, questa scarpa mi uccide letteralmente il piede. Allora, la posso usare se devo uscire col mio moroso la sera, non devo camminare tanto e così via, perché se no io ho provato ad andare in un centro commerciale a fare una giornata con questa scarpa, ragazzi, mi ha fatto venire fuori il sangue dall'alluce praticamente, perché ti taglia completamente. Poi non so se sono io, però io avevo due cerotti intorno all'alluce per evitare di farmi male, e mi ha strappato la pelle praticamente.
quindi sono le scarpe killer queste qua. Anche se pensavo di spendere 60 euro per avere un paio di scarpe comode e valide, e invece sono stata fregata, però comunque ogni tanto le uso e sul piede fanno un bellissimo effetto, soprattutto quando è abbronzato. Sono le mie scarpine, le ultime scarpine che ho comprato. Le ho comprate sempre non nel negozio dove lavoro, ma in un altro negozio. Sono proprio belle perché hanno questo intreccio particolare davanti di stoffa, la zeppa in sughero. E ragazzi, se vi dico quanto le ho pagate, vi viene da ridere. Le ho pagate 14 euro coi saldi. Quindi, siccome ho parecchia roba blu, ho detto le prendo perché comunque è un affare. E in effetti, non avendo quella cosa del piede, della chiusura delle dita qua davanti, io mi trovo da Dio. Le posso mettere tutti i giorni, cioè anche più ore, e sono comode queste, non come quelle altre. Quindi questa è una scelta azzeccata. Passiamo alle scarpe che uso normalmente la sera. Ci sono queste, che sono fatte così, zeppetta, incrocio davanti, questa è una parte che rimane sul piede praticamente, si allaccia alla caviglia, ha il tacco abbastanza alto, e queste le ho prese da Piazza Italia, mi sembra, le ho pagate una cagata perché le ho prese, scusate i termini, le ho prese sempre in saldo, infatti è un numero un po' più grande del mio, ma comunque mi sono comode e le ho volute prendere. Ecco, queste sono belle da mettere, io amo marrone e bianco per l'estate, infatti vedrete tutte le mie scarpe sono bianche e marroni, cioè proprio qualche piccola eccezione. E queste sono molto 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 comode. Poi passiamo a queste. Queste le amo e le adoro. Allora, le ho comprate da Zara, hanno comunque un taccone abbastanza fine, sempre piatto davanti perché sennò io muoio. E niente, sono di Zara, hanno questa parte qui davanti che a me è sempre un po' incasinata, però è comunque più larga dell'altra, e queste le avevo prese per un matrimonio, sono anch'esse un po' larghe, infatti gli ho dovuto mettere il salvacalze qui dietro per poterle usare, infatti ogni tanto mi esce il piede, ma vabbè, fa niente, sono piccoli particolari, riesco comunque a portarle, e sono belle anche perché hanno tutto questo profilino. E poi sono in pelle, comunque le avevo pagate un bel po', però fanno la loro porca figura, come si suol dire. È devastato dai sensi di colpa, ragazze, non fateci caso, pieno di peli, un po' sporco, perché se le tengo in terra il mio cane è viva. E questo è uno zoccolino, che io adoro. L'avevo comprato dove lavoro sempre, ma tanto tempo prima, e non l'ho più trovato. Allora, senza guardare il fatto che ci ho messo il plantarino in gomma, comunque è uno zoccolo fatto così in legno ed è comodissimo, con il tacco dorato, e questo è veramente sexy, secondo me è proprio bello. Poi ve le faccio vedere tutte indossate. Comunque, questo è in assoluto la mia scarpa preferita, infatti è devastata dai sensi di colpa, è abbastanza rovinato, però lo amo e continuerò comunque a metterlo, è proprio bello, eh. Allora, queste sono decisamente delle scarpe nere un po' azzardate, eh. Hanno un plateau abbastanza gigantesco. Infatti le ho messe veramente poco, il tacco è alto, davanti sono fatte con tutti questi lustrini, pietrine e così via, si allaccia alla caviglia, e insomma queste le metto proprio quando devo fare una cosa particolare, sicuramente non so, per andare in discoteca, piuttosto che anche se io ci vado veramente poco, però mi piacevano e le ho volute prendere quei saldi l'anno scorso, quindi queste sono le scarpe mie nere, diciamo, aperte.
E poi le ultime sono queste rosse, sempre plateau, hanno il fiocchettino davanti, l'uscita per le due dita qua, che è sempre un problema per me, però le fanno tutte così, cosa devo fare? Tacco abbastanza alto e sono in raso, quindi queste le metto con un vestito rosso, che ho sempre in raso anche lui e fanno veramente un bell'effetto. Ragazze, io spero che questo piccolo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere, ecco, piccolo particolare, io non porto le ballerine assolutamente, le odio con tutta me stessa, con tutto il mio cuore. Io e il mio fidanzato le definiamo le scarpe antisesso. Nel senso che secondo me, poi ognuno è libero di fare quello che vuole, come sempre, però io vedo magari in giro ragazze come me, che sono comunque belle piene, con le ballerine. Io dico sempre: non posso mettermi le ballerine perché sembro un sacco. Perché sono piccolina sotto, perché ho i piedini piccoli, ho un 37-38. E poi dopo mi allargo, come si dice. Quindi cerco sempre di valorizzare la mia figura tendendo ad alzarmi. Perché comunque, essendo non altissima, insomma, sono giusta per essere una donna. Però avendo qualche chilo di troppo, cerco di evitare di mettere le ballerine perché secondo me fanno un effetto brutto. Invece sulle ragazze magre possono portare quello che vogliono, però la ragazza magra, magari col piede lungo lungo, con la ballerina mi fa l'effetto Olivia di Braccio di Ferro, secondo me. Poi, scusate, poi è normale che una debba stare comoda, quindi per carità di Dio, ognuno è libero di fare quello che vuole. Questo è il mio personale parere e niente, quindi io le ballerine non le sopporto, le odio. Piuttosto la scarpa da tennis, piuttosto d'inverno, o se voglio star comoda, o piuttosto d'estate l'infradito, se voglio star comoda. Le ballerine proprio non sento il bisogno assoluto di comprarle. Niente. Qualcuno si è reso conto che mi sono fatta i capelli tutti mori? Non se ne è accorto nessuno, nessuno. Sono tornata completamente mora. Ho tolto i colpi di sole, anche se con l'estate un pochino sono ritornati, mi si sono un attimino schiariti i capelli. E niente, questa era l'ultima news che vi volevo dare. Sono pazza, decisamente. Vi mando un bacione. Alla prossima, ciao ciao!